Un tempo molto remoto, probabilmente, quando l'essere umano viveva in una logica morale, etica, differente da quella attuale, con tutta probabilità ci si ammazzava più facilmente tra esseri umani. I conflitti venivano gestiti in un modo differente. E la sopravvivenza di ciascun individuo, lo spirito di sopravvivenza, l'istinto alla sopravvivenza di ciascuno, sicuramente non escludeva la possibilità di eliminare l'altro, sopprimendo ad egli stesso la vita, allo stesso la vita. Ma poi, man mano che l'uomo è maturato, si è evoluto, è cresciuto nel tempo, ha sentito la necessità di porre un limite a questo istinto di sopravvivenza garantito attraverso la soppressione della vita altrui, per cui l'uomo ha pensato bene di porre nella mente degli stessi una sovrastruttura mentale, uno schema mentale che avrebbe sin dall'infanzia tentato di dare alla vita stessa un valore diverso, così quasi per porre un freno, un limite, insomma, a questo eliminarsi tra le parti. E dunque, a un certo punto, quella frase fatta, o tutta una serie di frasi fatte, prese da quel repertorio inesauribile che non solo non consola nessuno, ma che getta nello sconforto chi magari è colpito da una tragedia di questo tipo. La vita è sacra, la morte non è naturale, la morte è contro natura. Ecco, così sin da piccoli cresciamo in queste convinzioni, nella convinzione che la morte è innaturale, è contro natura, e che la vita è sacra. E la nostra testa viene bombardata da questa propaganda a convincerci che la morte è innaturale, è contro natura. E invece non c'è niente di più naturale che la morte stessa, come una di quelle fasi della vita dell'uomo, dove tutto nasce, tutto cresce, ma tutto finisce, a volte anche prematuramente, attraverso una tragedia, un imprevisto, come accade al mondo animale, come accade al mondo vegetale. Tutti coloro che hanno vita in sé, sono soggetti e sono destinati a questo tipo di processo: nascita, crescita, morte, distruzione, che poi la morte altri non è che una trasformazione. Tutto questo è piuttosto naturale, ma l'uomo, nel tentare ad ogni modo di, come al solito, controllare le parti, ecco, inventa, attraverso le proprie filosofie distorte, determinati concetti che poi portano all'illusione, a illuderci, a non accettare più ciò che invece è naturale, a vivere come tragedia, come disastro, come qualcosa di inaccettabile, la morte. Certo, forse non era necessario arrivare a tanto per vivere più eticamente, insomma, la vita. Magari sarebbe stato sufficiente apprendere noi esseri umani, attraverso una sorta di illuminazione, capire che uccidere un altro essere umano è stupido, è inutile, ma che le cose si possono risolvere con la ragione, piuttosto che togliendo la vita agli altri per risolvere questioni, no? Conflitti. Invece no, per cercare di creare equilibri abbiamo spostato altri equilibri,
abbiamo creato illusioni, abbiamo creato tragedie umane, perché solo perché l'uomo non accetta più, non accetta una cosa, una delle cose più naturali della nostra esistenza, la fine, la nostra stessa fine. E così a forza di dire che la vita è sacra, la vita è sacra, abbiamo dimenticato invece la sacralità dell'uomo, la dignità dell'uomo, creando addirittura il tabù della morte. Il tabù della morte. La morte è un elemento della vita che va accettato per quello che è. Attualmente non si muore più in mezzo ai propri cari, ma per lo più da soli, intubati, legati a macchinari che tentano di supplire alle funzioni vitali, alimentando, ventilando, iniettando, aspirando un corpo che senza questi strumenti avrebbe smesso di esistere già da un pezzo. A forza di dire che la vita è sacra, abbiamo dimenticato della sacralità dell'uomo e della nostra dignità. Se a essere sacra è la vita, questa vita va prolungata il più possibile, con ogni tecnica immaginabile, anche se ciò diventa una vera e propria tortura, un'atroce lunga agonia. Se è sacro l'uomo, costui ha il diritto di vedere rispettata la sua dignità e il suo voler e poter morire. La dignità della morte quindi può configurarsi oggi come vero e proprio diritto dell'uomo. In molti casi non sarebbe forse un'inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa nella fase terminale di una malattia incurabile, per esempio? In quel caso il dovere del medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, invece di voler prolungare il più lungo possibile, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il suo epilogo. E tutto questo perché? Tutto questo perché? I motivi sono diversi. Sia perché si spera fino all'ultimo di avere la possibilità di una cura che garantisca la sopravvivenza per il malato, o che ne ritardi il più possibile la fine, sia perché non si è più capaci di gestire l'evento del morire, o anche perché si vuole avere la coscienza a posto, sapendo che si è fatto tutto il possibile, che è molte volte, tutto il possibile per chi decide il ricovero e non è per chi lo subisce, L'ho fatto per il tuo bene, si usa dire, no? Ma in realtà questo è un alibi. L'ho fatto per il tuo bene, è un alibi. L'abbiamo fatto per il nostro bene, l'abbiamo fatto per la nostra coscienza, abbiamo allungato il dolore di qualcuno, la sofferenza di qualcuno, l'agonia di qualcuno, abbiamo permesso che la vita di questo qualcuno sia non vita, sia una non vita, come alibi, per la nostra coscienza. Purtroppo quella coscienza che sin da piccoli è stata manipolata, persuasa, indotta a non accettare la morte degli altri e soprattutto a non accettarlo come un fatto naturale, come un epilogo naturale della vita di ciascuno di noi. È inutile dirvi che questa caratteristica culturale comunque del rifiuto della morte è una caratteristica del mondo occidentale, del mondo cristianizzato, di quel mondo che è il prodotto della fusione culturale giudaico-cristiana. Nel mondo orientale, sciamanico per esempio,
la morte ha sempre avuto un posto diverso nella vita dell'uomo. Perché? Perché in questi altri posti la loro cultura ha permesso di vivere con più serenità questo momento della vita naturale per ciascuno di noi. Perché? Perché il cristianesimo, questo risultato culturale dalla fusione del prodotto appunto culturale tra giudei e cristiani, ha alterato la percezione di ciascuno di noi, vivendo con grande disagio, non solo la morte, se vogliamo poi meglio guardare, ma molti altri aspetti della vita, illudendoci di poter un giorno aspirare e vedere soddisfatta e vedere ricompensata la nostra aspettativa nei confronti della vita, vivendo nell'aldilà, vivendo in un regno paradisiaco dove la morte non dovrebbe esserci più, cioè riempiendo la testa dell'uomo, permettendo all'uomo così di aggrapparsi a inutili speranze, speranze che non saranno mai realizzate, e sono soltanto un'illusione. Perché tutto questo? Questo, ripeto, è una caratteristica culturale solo del nostro mondo, ma per fortuna abbiamo l'esempio di altre civiltà, di altre culture che però vivono con la morte un rapporto diverso. E allora chiediamoci: dove abbiamo sbagliato? Chi ha sbagliato? Quando? Quando questo sbaglio ha preso potere nella nostra cultura? Oggi, a seguito dell'evolversi di questa cultura che passa attraverso la medicina, ci vede vivere con imbarazzo, con impreparazione, nell'incapacità di gestire questi momenti della nostra vita. E allora, a questo punto, diventa per molti preferibile delegare tutto al personale infermieristico e alle imprese di onoranze funebri esperte del trattare professionalmente il nostro caro defunto. Cioè, una volta perlomeno eravamo anche capaci di gestire queste situazioni, di gestire un morto in casa. Ma oggi ci siamo proprio allontanati sempre di più dal gestire un qualcosa di estremamente naturale per l'uomo. E c'è chi ci guadagna, c'è chi lucra su tutto questo e soprattutto su questa impostazione culturale. Ci guadagnano religioni, ci guadagnano la politica, ci guadagnano gli esperti di onoranze funebri, per carità, che ben vengano. Ma forse sarebbe il caso di rivedere un pochino la nostra posizione e di ricercare un nuovo equilibrio per vivere a nostro agio la nostra esistenza. Un abbraccio.